Italia 2015 Special Edition. Siamo al secondo giorno e ci troviamo nello stand di Barilla Mulino Bianco. Ci troviamo in compagnia di Pierpaolo De Ida, il responsabile trade marketing per il food service e l'autovom. Buongiorno e benvenuto ai microfoni di VendingTV.it e agli schermi di VendingNews.it, il quotidiano italiano della distribuzione automatica. Pierpaolo, oggi siete qui in questo splendido e decorosissimo stand per andare a presentare una serie di novità che riguardano il marchio Barilla da una parte, Mulino Bianco dall'altra. Ci dice un attimo che cosa presentate? Ma principalmente due novità, una che riguarda il mondo della pasta e come pensiamo si possa mangiare la pasta in occasioni dove fino all'altro ieri risultava poco fruibile, cioè attraverso una macchina automatica del vending in una cup che poi magari vi mostreremo. E poi un'altra grande novità della famiglia Mulino è che è il lancio, che avverrà poi nei prossimi giorni, di una merenda su cui puntiamo molto, fatta, come noi usiamo dire, con la bontà di una volta, cioè pane e cioccolato, come le mamme solitamente andavano a dar da mangiare una volta ai propri figli, molto semplice e equilibrata. Ecco, io devo essere proprio onestissimo, come al solito, prima di fare un'intervista ho chiesto: allora, che cosa presentate, di cosa parliamo in questa intervista? Mi hanno parlato di questo distributore automatico che peraltro già conosco, già conoscevo, e poi mi hanno fatto vedere questa merendina fatta di pane, vero? Pane vero, con all'interno delle micro scaglie di cioccolato, ma io direi è quasi una tavoletta. L'abbiamo casualmente qui alle nostre spalle, eccola qui, e vediamo se, guarda, ti affido il microfono affinché tu possa, ecco qui, io nel frattempo l'apro, la bontà del prodotto, l'apro e la devo assaggiare, perché ho detto no, ne abbiamo un numero limitato, mi hai detto ne abbiamo un numero limitato, apriamone magari una sola durante l'intervista, perché è andata veramente a ruba in questi due giorni. E allora riusciamo a farcele bastare, ecco, fino alla fine. Ecco, questo è un micro sfilatino, contrariamente a prodotto di altra marca, non è fatto di wafer con cioccolata liquida in crema all'interno, ma è pane vero. Come? Diciamo nel rispetto della tradizione delle mamme italiane di un tempo, negli anni 60, negli anni 70, i bambini di una volta, diciamo noi qualche volta mangiavamo proprio questo, ed è assolutamente genuino, buonissimo. Però non posso mangiarlo tutto perché devo, grazie per essere stato così cortese, devo nel frattempo mostrare attraverso la tua voce e le tue mani l'altro prodotto che pure avete presentato qui, anche se già abbastanza consolidato nel segmento, ed è una delle innovazioni che è lanciata lo scorso anno, dove abbiamo scoperto che anche nel mondo del vending ha una sua valenza. È un prodotto molto versatile, consumabile in ambient, però allo stesso tempo scaldabile, allo stesso tempo può essere tenuto in frigo, e ha un contenuto calorico molto basso, meno 30% di grassi in media, però con un sapore che poi richiama molto il mondo fantastico di pan di stelle, tanto amato dai bambini. Può essere usato o come un dessert o come uno snack veloce, e rispetta tutte quelle che sono le caratteristiche che noi vogliamo dare a questi prodotti. Il brand che lo contraddistingue riteniamo sia una garanzia comunque vada per tutti i consumatori italiani. Pierpaolo, mentre tu parlavi io mi gustavo nel frattempo anche e soprattutto la cioccolata che era all'interno del pane più cioccolata che abbiamo aperto e ho appena mangiato. Devo dire che è buonissimo. Sapessi quanta gente mi scrive e dice: ma tu mangi sempre quando vai nelle fiere? Ma io devo assaggiare, devo poter in qualche modo verificare la bontà dei prodotti e la genuinità dei prodotti presentati. Questo non lo assaggio perché altrimenti non facciamo più interviste, dobbiamo andare oltre. Però va bene, era giusto per far vedere ai nostri user cos'era il prodotto. Possiamo aprirlo a metà? Sì, possiamo aprirlo a metà. Come si fa negli spot pubblicitari. Un ottimo cuore di cioccolato. Eccolo qua. Morbido e cremoso. Che tentazione, Pierpaolo, a quest'ora, che tentazione.
noi continuiamo, amici. Allora, andiamo dall'altra parte. Mostraci per un attimo qual è l'altra novità che tu... L'altra novità è una novità di servizio su una linea di prodotti e di pasta che noi abbiamo sviluppato già da anni e dove in partnership con un'azienda che si occupa di macchine vending abbiamo realizzato praticamente e certificato questa macchina che presentiamo oggi ufficialmente, che abbiamo testato in altre varie fiere e dove abbiamo scoperto che la soluzione in cap praticamente è apprezzata abbastanza dai consumatori italiani, soprattutto dai giovani che oggi amano mangiare ovunque e in tutte le occasioni, e questa soluzione che voi vedrete e magari proviamo poi a mettere in funzione è quella ideale praticamente di cosa. Ha i contenuti sani di uno snack, 250 grammi di prodotto con tutti i bilanciamenti del fatto. È stato fondamentale per noi l'utilizzo del partner tecnico che è la Bicom, anzi colgo l'occasione per magari presentarvelo, perché assieme al lavoro svolto con loro siamo riusciti a mettere a punto la macchina che oggi vediamo. È la Mida di Bologna che realizzava già macchine vending evolute e che ha adattato praticamente la soluzione tecnica ai nostri bisogni. Il risultato è quello che vedete. Io adesso magari lascio parlare il collega della parte tecnica della macchina e di quelle che ne sono le caratteristiche e magari provo a andare a frugare un po' sullo schermo per far vedere anche ai consumatori quanto sia facile poi oggi poter avere un piatto di pasta ovunque e comunque. Un piatto di pasta che noi abbiamo avuto modo poi di assaggiare già nella fiera dello scorso anno e possiamo già a monte garantirvi l'ottima qualità. Nome, cognome, azienda e funzioni. Barbieri Giacomo, sono uno dei titolari della Bicom, l'azienda di Bologna che produce questo macchinario. È un distributore automatico di pasti caldi e abbiamo avuto l'onore di avere l'autografo della Barilla, che è la prima azienda produttrice appunto di pasta, e ha creato questo prodotto molto importante che è una pasta cup oltre Ready Meal. Che ora andremo a vedere. Noi intanto posso notare che ogni anno che passa questa macchina evolve, diventa più bella, diventa più tecnologica, più interfacciabile anche con altri sistemi di pagamento, fino ad arrivare poi ad avere quelli della MEI che sono montati in questo momento e sono vostri partner. Sono partner nei sistemi di pagamento carta di credito. E niente, ripeto, è un prodotto anche molto facile da mangiare perché è in un packaging a cap, per cui io mangio mentre cammino, e questa è un po' l'idea. Ecco, nel frattempo, mentre tu parli, inquadriamolo. Pierpaolo De Ida sta andando a inserire la card per poter pagare una consumazione e fare in modo da iniziare a programmare il suo acquisto. Immediatamente dopo l'acquisto avviene il riscaldamento, in quanti secondi? In 115 secondi viene erogato un prodotto da frozen, passa direttamente a una temperatura di 60-70 gradi per essere poi pronto per essere mangiato, per cui veramente in modo meno di 2 minuti il prodotto è servito. Dunque, diciamo che il termine frozen sta ad indicare la temperatura di meno 18, meno 24. Meno 18, esatto, in questo caso appunto è meno 18, per cui la particolarità è un prodotto che dura praticamente 15 mesi, per cui una shelf life e soprattutto una sicurezza e un'affidabilità nel gusto, nella tenuta molto importante, e in meno di 2 minuti è pronto per essere mangiato, per cui velocissimo riscaldamento, uniforme il riscaldamento e insomma è un risultato molto importante che abbiamo ottenuto creando proprio un forno ad hoc per questo prodotto Barilla. Abbiamo modificato i magnetron in modo da rinvenire in modo veloce un prodotto che parte da surgelato e arriva appunto a una temperatura. E dunque, Giacomo, facciamo un test. Noi vogliamo comprare una pasta cup, diciamo fusilli, ecco, consigliaci un gusto. Innanzitutto scelgo la lingua, per cui siamo in Italia, giustamente scegliamo l'italiano. Poi posso vedere da qua il prodotto che c'ho dentro, disponibile, penna all'arrabbiata ad esempio, mi fa vedere l'immagine un po' emozionale del prodotto, ho anche delle informazioni tecniche e poi posso scegliere il prodotto o caldo o freddo. Inserisco la carta di credito, scelgo in questo caso il prodotto caldo, confermo, naturalmente
e la carta di credito viene controllata. Sì. Ovviamente sì. Ecco, in questo momento c'è la transazione che sta avvenendo all'interno del sistema e ora nel frattempo ha scelto il prodotto e lo sta trasportando all'interno del forno a microonde per poterlo rinvenire. Per quanti secondi tutto ciò va ad accadere? Allora, dal momento in cui il prodotto entra nel forno a microonde, in 115 secondi, come ti dicevo, il prodotto è pronto per essere mangiato. Per cui ancora ben chiuso, sigillato, il cliente finale, l'utente, lo apre e se lo mangia. Per cui è un modo anche molto igienico per mangiare, molto veloce ed igienico per usufruire di un prodotto tra l'altro di altissima qualità. Parliamo della macchina, quante selezioni ha questa macchina? Ovvero quanti sono i piatti disponibili? Allora, diciamo che mediamente per una vaschetta di questo tipo ha una capacità di un centinaio di prodotti. Poi dipenderà anche dalla grandezza del prodotto. Più il prodotto è grande, meno ce ne stanno. E se hai 100 di capacità, hai anche 100 di scelte. È un sistema intelligente con un ascensore che va a prelevare il prodotto dal mezzo, per cui ho tanta capacità e tanta scelta. Come vedete è già iniziato il conteggio. Sì. Io seguo con attenzione e nel frattempo, mentre tu parli, il countdown e anche gli spot pubblicitari che in qualche modo richiamano le attività dei prodotti del gruppo. Abbiamo la possibilità di vedere un packaging completo, vergine, così come si presenta prima ancora del trasporto del forno? Certo, ecco, il signor Deida ha proprio questo. Eccolo qui, facciamolo vedere in primo piano. Questo è ancora freddissimo. Questo è quello che si dice un prodotto frozen, surgelato, viene posto in modo molto semplice all'interno di questo freezer e la macchina in automatico porta il prodotto dal freezer al forno a microonde. E dunque, qui stiamo parlando di penne, pomodoro e basilico, assolutamente genuino, insomma è il tricolore. Pierpaolo, tu sei il trade marketing della Barilla, quanto conta per voi mostrare con continuità il tricolore anche sui prodotti? Per noi è fondamentale, visto che siamo un'azienda italiana e dell'Italian Food abbiamo fatto la nostra bandiera. Però adesso questo è casuale, il fatto che abbiamo i tre colori. Noi rispecchiamo quelle che sono le recitazioni italiane, dico più vissute, e cerchiamo di mantenere soprattutto un balance corretto nutrizionale nei prodotti che facciamo. Queste cap qua hanno il vantaggio di avere tutti questi vantaggi e di poter essere, diciamo, snackizzate. Adesso il prodotto praticamente vedremo che verrà erogato un attimo, eccolo qua. Eccolo qui, punta la telecamera qui sotto, vediamo che è stato erogato in quella che si chiama in gergo Cup Station. Esatto. Il prodotto è caldo ma può ben essere tenuto in mano. Il consiglio che noi diamo è shakerarlo, un po' come si fa con la saltata in padella, praticamente prima dell'utilizzo, in maniera tale del coso. Dopodiché il tappo può anche fungere da eventuale base di tenuta, si prelevano le posate dalla macchina, che ha anche l'erogatore di posate, e una volta fatto questo, questa cap praticamente è pronta per essere consumata. L'orario sarebbe propizio, l'odore è assolutamente invitante e io non posso sacrificarmi anche per questo. Sacrificati tu, dai. Mi sacrifico io, sono abituato a sacrificarmi su questo. Anche perché, bene o male, non è la prima volta che mi capita di assaggiarli, e con Giacomo di aver fatto più di una prova per praticamente ricercare quasi quella che noi definiamo la perfezione. Facciamo un riepilogo su quelle che sono le qualità da poter gustare, oltre a qualche piccola domanda che ho ancora da farti proprio sulla disponibilità del prodotto, sulla distribuzione e così via. Questi sono... Questa è la nostra attuale gamma. Io intanto poggio magari il prodotto qua, che funge anche da base d'appoggio. Questa è la nostra attuale gamma. Tenuto conto del fatto che è una gamma che può anche variare ed è variata nel tempo a seconda di quelli che erano i gusti. Fino a qualche mese fa avevamo in gamma addirittura una ricetta sull'integrale, stiamo pensando anche a nuove soluzioni, però diciamo che già l'attuale gamma soddisfa quella che è l'80% dei gusti degli italiani.
Ecco, io devo... Allora, aspetta, io fermo, ti fermo un attimo perché devo dirvi una cosa. Lui, avrete notato, ha problemi con la voce perché stava tossendo, un po' come se il prodotto gli stesse andando di traverso. No, non è così. Lui stava mangiando le penne all'arrabbiata, che sono veramente all'arrabbiata, per cui la verità è proprio questa, che sono un po' forti, sono un po' arrabbiate e di conseguenza la tua gola ne ha risentito. Continua pure. No, rispettano poi quella che è la ricetta, arrabbiata. Esatto, ed era proprio ciò che volevo mettere in luce. Detto questo, vabbè, diciamo che la linea di prodotti fa parte della linea più ampia di prodotti surgelati che comprendono anche delle altre soluzioni e che noi stiamo oggi distribuendo su tutto il mercato italiano e su alcuni mercati esteri, e dove contiamo poi di espanderci tutto quanto, visto anche l'interesse da parte di molti operatori esteri, e siamo in grado di dare un servizio abbastanza capillare a chi ne facesse poi richiesta. Attraverso il nostro numero verde noi ricontattiamo e riforniamo poi i punti vendita sul territorio, e questo a livello Italia. Facciamo un piccolissimo riepilogo: quante sono in questo momento le selezioni, il numero di selezioni disponibili? Allora, per quanto riguarda il Ready Meal, noi abbiamo disponibili 6 selezioni monoporzioni più altre 3 selezioni di Ready Meal pluriporzione. Per quanto riguarda le gamme paste, ripiene, sughi, sempre in tecnologia IQF, abbiamo praticamente un ampio catalogo che è composto da 4-5 referenze di ripiena, 7 referenze di paste praticamente, a partire dalle trofie a finire con le orecchiette, e da un'ampia gamma di sughi sia in monoporzione che in pluriporzione. Diciamo che abbiamo una gamma che soddisfa quelle che sono le esigenze oggi della ristorazione veloce italiana, ma non solo. Soprattutto questa gamma qua è in linea con quello che è il tema attuale, evita gli sprechi, perché è una gamma che si integra bene anche con le altre modalità. Noi come produttori di pasta riteniamo che non esista un solo modo di lavorare la pasta, esiste la cottura espressa, esiste la doppia cottura, esiste la cottura in fast cooking. Allora, i tre sistemi si possono bene integrare, e il grande vantaggio è che un sistema come questo azzera praticamente gli sprechi, per cui siamo totalmente in linea con quello che è l'obiettivo che oggi si pone la società anche con l'ultimo Expo che stiamo presentando. Bene amici, avrete avuto modo dunque di ascoltare negli ultimi minuti tanta, ma tanta preparazione, io direi ventennale, dietro cui si nasconde un'operatività quotidiana con un marchio leader nell'ambito della ristorazione. Barilla fa il suo ingresso e lo fa in grande stile nel vending con questa macchina che viene qui, che è prodotta dal Bicom SRL, che potrete contattare all'indirizzo www.bicomvending.com, info@bicomvending.com. Perfetto, e allora noi nel frattempo la tentazione è forte, ma non ci facciamo tentare, devo continuare a fare interviste. Pierpaolo, vieni qui. Allora, noi nel frattempo continuiamo a scoprire altre novità presentate in questa edizione 2015 di Venditalia, in concomitanza con Tutto Food e naturalmente l'apertura dell'Expo. Salutiamo Pierpaolo Deida, che è stato cortesissimo. Cortese te, ti ringrazio per avermi dato l'opportunità di presentare un sistema che comunque vada innovativo quanto basta, però è legato a un marchio e a un prodotto che viene sempre vissuto all'interno della tradizione. Io ritengo che la tradizione e l'innovazione possano andare d'accordo e devono andare d'accordo, anche perché se l'innovazione poi è ben fatta diventa tradizione, per cui... Bene, siamo certi che con questi presupposti il successo sarà garantito. Giacomo, grazie, sei stato cortesissimo e preparatissimo anche tu. Io nel frattempo non posso che suggerirvi di dare uno sguardo a questa macchina per nuovi interessantissimi business e nel settore del vending e nel settore dell'oreca in out of home. Fabio Russo per vendingtv.it e vendingnews.it qui allo stand Barilla a Venditalia 2015.